di 6 dicembre vediamo subito insieme i titoli dei quotidiani principali nazionali e locali e ovviamente occhi puntati su quello che accade al governo Renzi dimissioni congelate Mattarella resti per la manovra il Premier accetta un rinvio breve per responsabilità Grillo vuole l'italicum anche per il Senato corsa di PD e centristi per anticipare le elezioni ed oggi sul Corriere della Sera Ancora l'analisi dei flussi tra i Dem, soltanto uno su cinque ha bocciato la riforma, modelli a confronto con due sistemi diversi, impossibile votare subito. Quindi gli scenari con le uh, leggi elettorali attualmente disponibili. A centropagina il reportage del Corriere della Sera, che cosa è cambiato 15 anni dopo la guerra e che cosa no, le leggi, il calcio, le botte, vita di otto donne afghane. E di spalla lettere al papà dalla Siria, il bimbo di Lecco che è finito nell'ISIS, aiuto mamma, si veste da ninja. Questa era la prima del Corriere della Sera, andiamo a prendere la prima di Repubblica, Renzi, voglio subito il voto. Mattarella rallenta le dimissioni del Premier, prima si approvi eh, la legge di bilancio. Quirinale contrario alle urne serve una nuova legge elettorale, Grillo invece dice andremo al governo, Berlusconi, Salvini già è lite tra loro, avanti tutta verso il passato l'analisi la, di Ilvo Diamanti. Il referendum costituzionale alla fine si è tradotto in un referendum su Renzi, secondo le intenzioni dello stesso Premier. Ma il risultato ha travolto anche lui, insieme alla riforma costituzionale. Sono eh, tantissimi gli interventi oggi sui quotidiani a bocce ferme a più di 24 ore dal voto. Il populismo del potere. Scrive Ezio Mauro, oggi sulla Repubblica leggiamo qualche passaggio, la semplificazione assoluta della politica è stata inventata da Renzi come il post-linguaggio dopo la fine delle ideologie, delle appartenenze e delle distinzioni di campo tra destra e sinistra, arrivata alla sua forma estrema nella logica propria del referendum, la riduzione del discorso politico alla scelta basica. Tra un sì e un no senza sfumature, quella semplificazione si è imbizzarrita, disarcenando il suo cavaliere e gettandolo a terra, sconfitto senza rimedio. Tutti gli elementi della grande semplificazione si erano riuniti in questo scontro referendario, molti li aveva materializzati proprio il Presidente del Consiglio, incautamente. Una riforma della Costituzione è cosa complessa, che va spiegata con pazienza, nella sua logica e nella tecnica. Qui, ha preso l'aspetto di un mezzo colpo d'accetta contro la casta, con riduzione dei senatori, dei loro stipendi, della loro potestà legislativa, senza la costruzione, scrive Zio Mauro, di un passaggio, di un paesaggio culturale, storico e istituzionale che trasmettesse la sensazione di una modernizzazione governata del sistema, di una riforma rispettosa della cornice costituzionale nella quale inserire un principio di innovazione coerente. Questa è l'analisi di Ezio e Mauro oggi sulla Repubblica, usciamo dalla prima di Repubblica Nazionale, andiamo a prendere Repubblica Napoli. E Sono tanti gli scenari adesso che ehm, si aprono anche in Campania, la regione è considerata decisiva per questa consultazione elettorale, la crisi accelera la nomina di spirito al porto, il Ministro del Rio firma oggi, il Presidente si insedia De Magistris contro De Luca chiede anche un governo di alto profilo, il governatore e i figli bocciati anche a Salerno. Sul sindaco ieri in una intervista ha anche fatto un passaggio su Bagnoli, ha chiesto ora cambiano le cose, non vogliamo più il commissario. Vediamo questo servizio. solo in 14 comuni salernitani, peraltro tutti piccoli o piccolissimi, il SIA ha prevalso su 158 complessivi è una debacle la campagna tradisce Renzi e Salerno, tradisce De Luca, la terza regione italiana considerata decisiva in questo referendum, sia per percentuale quanto per voti assoluti ha dato il suo consistente contributo al no. In termini complessivi il risultato finale in campagna è di 68,52% di no contro il 31,48% di sì. Risultato che si declina nelle cinque città capoluogo. A Napoli il no arriva al 68,3%, ma quello che sorprende è il dato di Salerno che volta le spalle al governatore De Luca esprimendo il 60,1% di no. Anche Avellino si attesta sulle stesse percentuali, mentre il no esplode a Benevento, abbattendo la soglia del 70%, e 8 a Caserta. De Magistris si rafforza politicamente e si conferma leader degli Antisistema al Sud. Credo che questa lezione democratica, mi auguro, possa servire per un bagno di umiltà nei confronti del Presidente della Regione e del Presidente del Consiglio. La divergenza politica è forte, eh, si è allargata anche con la Regione Campania. E coglie l'occasione per togliersi il sassolino sul commissariamento di Bagnoli. È stata respinta una torsione autoritaria, quindi si sta dimostrando in Italia che con i poteri ordinari, con la democrazia, con il popolo, con le istituzioni democraticamente rappresentative si può andare anche veloci. Intanto il presidente De Luca, che si è speso in prima persona, mettendo in campo anche il figlio Piero come coordinatore del comitato per il sì, subisce una sconfitta politica senza precedenti. Colpa del diffuso clima di ostilità che si è creato contro il governo, ha dichiarato De Luca. E nel sud è emerso un malessere sociale, cui si dovrà rispondere con un vero e proprio piano per il lavoro. A breve, ha concluso il governatore. E ancora sul referendum, andiamo a Salerno. De Luca, prima disfatta nella sua città, ha bocciato il sì affidato al figlio Piero, però ieri mattina Piero De Luca, che è, che è stato coordinatore dei comitati per il sì eh, della Regione Campania, ha chiarito che questa non è la bocciatura del governo regionale. Vediamo questo servizio. Solo in 14 comuni salernitani, peraltro tutti piccoli o piccolissimi, il SI ha prevalso su 158 complessivi. È una debacle a tutti gli effetti e il day after è pieno di reazioni politiche con Forza Italia che convoca una conferenza stampa alla presenza del coordinatore provinciale Enzo Fasano, del senatore Franco Cardiello e dei vertici cittadini e provinciali degli Azzurri. Il popolo libero ha punito De Luca. Il popolo ha capito, ci siamo liberati del, uh, di Don Vincenzo la frittura che è stato battuto il trasformismo di quanti eh, eh, senza dignità. Negli ultimi mesi hanno abbandonato la nave del centro-destra per far gonfiare le vele di questo veliero de Luchiano che andava a spiaggiarsi. Sul versante opposto è Piero De Luca, coordinatore scientifico del Comitato Basta Un Sì e primogenito del governatore, a commentare la sconfitta con una certezza. Bocciata la riforma del governo, ma non è un giudizio sull'amministrazione di Salerno e men che meno sulla regione Campania. Continuiamo a strumentalizzare il voto, uh, purtroppo anche dopo il, il voto stesso. Visto l'asse privilegiato che c'era tra Renzi e De Luca, teme ripercussioni a questo punto con le dimissioni del Premier, delle politiche messe in campo in questi anni, nei prossimi anni della regione. Ma no, assolutamente no, credo che la regione e il governatore stia facendo un lavoro straordinario e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Per la prima volta ritorniamo a dare messaggi positivi, messaggi di speranza fondati sulla concretezza amministrativa, quindi da questo punto di vista sono assolutamente sereno. Torniamo eh, sui quotidiani, il mattino la pagina nazionale di missioni, il colle Frenarenzi, sì del premier Amattarelli, lascio dopo l'ok ok alla manovra, ma resta segretario del PD, il direttore Alessandro Barbano, oggi scrive Grillo e gli altri, la sfida che verrà, caro direttore, ieri nel commentare a caldo il risultato del voto, mi sono servito dell'idea contenuta in un gran libro Malacqua, ma in realtà meno per l'immagine di una pioggia ininterrotta che scende senza tregua, presagio di qualche funesta sventura che per l'evocazione finale del mago della pioggia, Beppe Grillo, non voglio scomodare la categoria del populismo a proposito del voto di ieri, anche se giudico sciocca l'obiezione di chi risponde dicendo che non si può considerare populista il 60% degli italiani. Certo che no, infatti il populismo è una malattia della politica e delle sue classi dirigenti, non è il popolo ad essere populista, ma lo sono i leader di turno. De Luca è il tempo dell'umiltà, dopo la larga sconfitta in Campania è gelo con il Premier, scontro nel partito, il governatore sdrammatizza, se sono arrabbiato no, godo di ottima... Salute, il reportage del mattino nel palazzo del CNEL. La festa è amara, ci sentiamo anche inutili, dicono i dipendenti. Le interviste del mattino: De Mita, adesso solo una legge proporzionale può riunire un'Italia così divisa. L'ex premier della Democrazia Cristiana, Ciriaco De Mita, oggi sindaco di Nusco, è stato uno dei simboli della battaglia per il no, avverte. Dobbiamo tornare al proporzionale. Beppe Vacca, elezioni anticipate e congresso, unica via per evitare il pantano, dice lo storico delle dottrine politiche. Andiamo sulla prima pagina di, eh, del mattino di Napoli, l'effetto del no su Bagnoli e sul PD, l'abbiamo visto, De Magistris, commissario si cambi, la sinistra Dem chiede adesso di rifondare il partito. Sferzata Caldoro ora Via De Luca dice eh, l'ex governatore della Campania, sarà Berlusconi a decidere il futuro del centrodestra, dunque ritorna eh, in grande spolvero eh, Berlusconi e Forza Italia, migliore congresso necessario, il sottosegretario Troppi conflitti, dobbiamo tornare tra la gente. Andiamo a vedere la cronaca, quindi a Napoli, ancora si parla del giallo di chiaia. Magistrati a caccia del movente, la vedova Materazzo è stata sentita quattro ore ieri dai PM, testimone per ricostruire i rapporti tra il marito e il fratello minore Luca. Hanno ripercorso dunque una storia scandita da momenti felici, ma anche da scontri, litigi e anche contenziosi giudiziari cosa che avviene in tutte le famiglie. Quattro ore di interrogatorio come testimone per Elena Grande, la vedova di Vittorio Materazzo, ingegnere, ucciso lo scorso 28 novembre sotto casa. Massimo riservo investigativo, facile immaginare che le domande abbiano battuto sul rapporto tra Vittorio e il fratello più piccolo, vale a dire Luca Materazzo, al momento unico indagato per l'assassinio dell'ingegnere. Gli investigatori sono intanto a caccia di un movente. E poi la notizia che ieri... Ha scioccato un po' tutti e arriva da Fratta Minore, massacra moglie e figlioletto, poi si impicca. Vediamo questo servizio. Non so, sono pronti, voglio <ride> Ha spezzato il collo al figlio di soli tre anni lasciandolo nel letto senza vita. Qualche istante prima aveva tolto la vita a sua moglie, la quarantenne Katia Perrotta, fracassandole il cranio con un oggetto contundente. Poi, l'ultimo atto della terribile e forse premeditata strage familiare. Gennaro Iovinella cinquantenne disoccupato di Fratta Minore, si è impiccato nell'androne del palazzo di Via Liguori dove si erano trasferiti da qualche mese. Dolore e strazio, rabbia ed incredulità nel comune napoletano per una tragedia per certi versi annunciata. La coppia si stava infatti separando a breve ci sarebbe stata l'udienza dinanzi al giudice. Nonostante ciò i litigi erano frequenti e a nulla era servita la nascita di quel figlio inaspettato. Pare che la donna avesse confidato ad alcuni conoscenti addirittura alle forze dell'ordine che voleva andare via da casa perché vedeva suo marito cambiare in modo preoccupante giorno dopo giorno. La cosa che emerge subito è che qualche segnale in questi casi qua prima c'è sempre. Forse la sentenza stava da, ad aprile. La del divorzio? C'era qualche cosa sì ad, ad aprile però. Stare in una sola casa piccola come questa qua fino ad aprile adesso era, era impensabile. Insomma, non, Katia aveva due sorelle che stanno sopra. C'è una vicina che ha messo a disposizione la sua casa, stanno là che stanno distrutte. Lui non ha visto nessuno, forse adesso si creano anche problemi di intenzione, penso che... Non ho visto nessun parente di lui L'uomo non ha lasciato alcun biglietto per spiegare le ragioni del suo gesto. In via Liguori si è radunata una folla di persone, amici e vicini della coppia originaria di Frattamaggiore dove la donna, Katia Perrotta, ha lavorato come commessa. Io ho incontrato mio cognato perché me l'ha detto una signora per strada. Ha detto, ma è vero quello che è successo? Sì, purtroppo sì. Una bellissima ragazza, più che altro, perché poi non è che è giovane, secondo me i suoi 40 anni credo. E andiamo adesso sulla prima del mattino di Benevento: andiamo a vedere quali sono le notizie in primo piano. Ieri, la visita del presidente di Confindustria Boccia. Che è arrivato per il vertice nazionale a Benevento, la staffetta eh, al vertice di Confindustria Benevento, boccia: ripartire dalle aree interne. Eh, Confindustria rilancia il ruolo del territorio decisivo per l'agenda la del Sud. Mataluni, basta ritardi, Liverini è il nuovo presidente, infrastrutture per il decollo. Vediamo com'è andata. Cambia nel segno della continuità. In Confindustria Benevento arriva ufficialmente il passaggio di consegne tra presidenti. Nel giorno della celebrazione dei 90 anni di Confindustria Benevento, Liverini prende il posto di Mataluni alla presidenza. Per l'occasione, l'associazione ha celebrato l'evento con una manifestazione al seminario arcivescovile. Liverini ha annunciato su quali punti intende incardinare il proprio mandato, innanzitutto il lavoro ai giovani. I giovani per eh, ovviamente. E renderli eh, attrattivi verso questi, questi territori dobbiamo essere noi imprese a invitarli a stare qua. In che modo? Cercando di eh, ampliando le nostre aziende, facendo opere di investimenti, investimenti che devono condiv essere condivisi con i sistemi bancari che ci devono accompagnare perché i nostri territori è certamente un territorio che può permettere. Di fare investimenti. Previsto inizialmente l'intervento del governatore De Luca è saltato mentre è stato presente il presidente nazionale dell'associazione Boccia che ha ribadito come il Sannio e le aree interne siano temi cruciali per la ripresa del Sud. Insieme ai nostri presidenti, in particolare di Confindustria Benevento, per costruire diciamo, sempre di più una vicinanza nazionale e territoriale. C'è un grande rapporto, c'è una grande identità culturale. La mia presenza qui oggi lo sottolinea: vogliamo costruire una regione forte a partire dalle nostre territoriali sto parlando da Campano c'è un cuore che batte in Campania non l'ho dimenticato e andiamo sulla prima pagina della città di Salerno eh, scusate in evidenza la cronaca oltre che la politica ovviamente la cronaca andiamo nella pagina interna il padre non si è mai visto ma l'Inps vuole i documenti il caso Burocrazia e Disagi. La risposta a una signora che chiede gli assegni per la figlia e il, nipati, il nipotino. Lente pretende di avere la dichiarazione di responsabilità anche dei nonni paterni. Chi ha esaminato la mia richiesta è ignorante, oppure la mia lettera non l'ha neppure letta, e dunque lo sfogo della signora eh, alla città di Salerno, locali privatizzati in ospedale, l'azienda avvia una ricognizione al Ruggi al lavoro un nuovo organo collegiale, appunto la commissione spazi, cioè i locali inutilizzati o utilizzati in modo improprio, tutto deriva ovviamente da quella inchiesta interna che è nata dal dal Fannullopoli, dall'inchiesta sui fannulloni e poi vedete a centro commercio la novità ieri sera a salerno l'inaugurazione del centro le cotoniere arrivano anche nuovi brand l'apertura ufficiale avverrà oggi pomeriggio ieri sera l'anteprima per 4.000 invitati mancano le grandi firme nel centro commerciale ma ci sono tante catene che non avevano store nella città di Salerno noi ci siamo stati questo è il servizio prego la regia di mandarlo in onda Il centro commerciale Le Cotoniere a Fratte apre i battenti dopo dieci anni rinasce dalle ceneri della vecchia fabbrica tessile. Gianni Lettieri, ex presidente degli industriali, ha deciso di investire nella città di Leluca per un importo di oltre 40 milioni di euro per il taglio del nastro anche l'attrice Serena Autieri e il sindaco Vincenzo Napoli Questa è una Un'altra immagine del Sud, il Sud dinamico che combatte, che non si arrende, che ha il coraggio di investire e anche di fare la trasformazione urbana in un paese nel quale la trasformazione urbana è il più delle volte è un calvario. Ci vogliono due precondizioni, un investitore capace di ragionare in termini di mercato e un'amministrazione pubblica in grado di supportare questo investimento. In questo caso devo dire che abbiamo trovato anche una particolare intelligenza e sensibilità da parte delle organizzazioni sindacali che hanno capito che non si poteva insistere sulla strada della produzione di merci che erano fuori mercato e dunque c'è stata una grande unità di tutte le componenti, ma soprattutto c'è stata un'idea. Che è stata perseguita con estrema determinazione. Oggi vediamo i risultati, ci sono dei dieci anni. A pochi metri da qui le fonderie Pisano ormai chiuse e poste sotto sequestro. Il disegno urbanistico prevede la delocalizzazione delle attività produttive. È evidente che siamo ormai in pieno tessuto urbano, quindi le fonderie Pisano devono essere spostate. Io mi auguro ovviamente che non si perda un'attività produttiva importante per 150 famiglie, ma è del tutto evidente che bisogna delocalizzare. Bene, adesso andiamo sul nostro portale 8pagine.it, referendum, la resa dei conti, ma hanno vinto i 5 stelle, solo i 5 stelle, l'analisi oggi in primo piano sul nostro... Portale, Renzi addio, esulta la minoranza PD ma è una tafazzata, centrodestra, spaccato, è arrivata a compimento la disintegrazione dei partiti, la vittoria è di Grillo, nel breve e medio termine il Movimento 5 Stelle potrebbe andare al governo e siamo alla resa dei conti. E ancora la cronaca in primo piano, il piccolo Davide stroncato dal cancro a sette mesi, a Cerra piange il suo angelo ammalatosi nella terra dei fuochi, la rabbia di Don Patriciello. Il piccolo Giovanni, dopo il piccolo Giovanni anche Davide è morto, la sua è stata una meteora, la sua vita, il cuore del bambino ha smesso di battere prima ancora che compisse il primo anno di vita. Purtroppo era già ammalato di cancro e il vescovo dall'altare ha detto lo ha ucciso l'inquinamento. Andiamo sulla prima pagina di Avellino: il sondaggio tra la gente, la sconfitta di Renzi, troppo arrogante, ora si va al voto. A Torrette di Mercogliano, schianto alla rotonda, disagi e traffico. Montoro, svaligiate due villette alla frazione San Pietro, niente sicurezza, i lavoratori in nero, tre denunce ieri i controlli dei carabinieri, sempre nel Montorese, e vade dai domiciliari a Campobasso, arrestato a Ravellino. E poi è al bar con la amante bionda, arrivano moglie e figlia armate, lui non credeva ai suoi occhi, assurdo quanto stava accadendo, lei la madre aveva il sangue. Che le ribolliva nelle vene, pensò a quando tutto era iniziato quel maledetto giovedì sera della storia che trovate oggi sulla prima pagina di Avellino. Andiamo a Benevento: ed è il calcio in primo piano. Benevento Cesena, ai raggi X, Ciciretti: che prodezza, trovare il gol a tre minuti dal riposo è stata la svolta. Dunque il Benevento arriva nella parte alta, altissima della classifica, una classifica da sogno, terzo posto solitario, ad un punto dal Frosinone e a tre dal Verona. Stasera la strega volteggia festante sul suo stadio, Baroni cambia modulo all'improvviso ma non in maniera inattesa e arriva la svolta a tre minuti dalla fine del tempo. E tutte le notizie e i servizi oggi li troverete sul nostro portale. Si conferma anche la legge dello Stadio Vigorito, battuto anche il Cesena. Tutte le novità, le pagelle, le foto di questo incontro li troverete oggi sul nostro portale 8pagine.it, andiamo a Salerno, inaugurata le cotoniere, domani aprono al pubblico, lo abbiamo visto, tutto pronto per le opere luminose dedicate all'accoglienza, shock a Pagani, ancora la cronaca, così mi hanno violentata il racconto di una ragazza alla sbarra, due giovani, il processo avviene a Nocera. Dalle violenze verbali a quelle fisiche, per poi arrivare agli abusi sessuali in un parcheggio, inizierà il prossimo 21. Il processo nei confronti di due giovani accusati di violenza sessuale da una ragazza di Pagani ha raccontato durante l'interrogatorio, resa ai magistrati e con la consulenza di una psicologa, quello che ha dovuto subire in questi anni. Episodi agghiaccianti che dovranno necessariamente passare al vaglio del dibattimento processuale dopo la denuncia. I due giovani si trovano in carcere, respinta dal GUP la richiesta di rito abbreviato presentata dai legali della difesa. Andiamo sulla prima pagina di Caserta. Smaltimento illecito, rifiuti e lavoro nero, blitz della finanza. Durante i controlli sono stati identificati 24 lavoratori irregolari e sequestrati 4 laboratori. Nelle ultime settimane si è intensificato molto il lavoro della finanza eh, a Caserta. In particolare nella cosiddetta terra dei fuochi, in questo ambito eh, le fiamme gialle hanno individuato in zone particolarmente colpite da questi fenomeni aziende irregolari operanti nel confezionamento di abiti e produzione di calzature insediatesi nei centri abitati, sfruttando locali angusti o scantinati. Particolare attenzione è stata rivolta al rispetto della normativa ambientale, i rifiuti speciali prodotti dalle aziende anche tessili, infatti devono obbligatoriamente essere smaltiti attraverso il conferimento a ditte autorizzate, cosa che non accadeva in, queste, in questi laboratori scoperti dalla finanza. Torniamo ancora sulla prima pagina di Caserta, ladri armati forzano il posto di blocco dopo un furto, un arresto e poi una volalto grintosa batte il cisterna, lo sport. E ancora la cronaca, documenti non in regola, sequestrati 200 kg di pesce, controlli sono iniziati i controlli della Capitaneria di Porto e dell'Asl in un centro di distribuzione, questo in vista del Natale. A Marcianese i militari della Guardia Costiera della Capitaneria con gli ispettori dell'ASL hanno sequestrato 200 kg di pesce fresco e congelato privo di requisiti idonei ad essere messo sul mercato l'operazione è scattata in un centro di distribuzione a Marcianese in particolare gli investigatori hanno accertato che gli alimenti non avevano la documentazione in regola ovvero i prodotti ittici non erano tracciabili e chiudiamo con la prima pagina di Napoli infarto fulminante Teo muore il giorno dopo il suo compleanno a Torre Annunziata, così ha spezzato il collo al figlio di tre anni il servizio che abbiamo visto sull'omicidio-suicidio di Fratta Minore, dalla Calabria a Napoli, con la coca purissima, presi tre sequino, l'arresto è avvenuto in autostrada, tre fratelli sequino, considerati i reggenti del Rione Sanità Napoli. A bordo della vettura fermata dai carabinieri e dove viaggiava anche un bambino di 12 anni, è stato sequestrato un chilo e mezzo di cocaina purissima. La droga era nascosta. Un classico: nello sportello erano in quattro su due auto. Su quella che faceva da staffetta, con il compito di avvisare gli altri dell'eventuale presenza delle forze dell'ordine, appunto c'era un ragazzino di 12 anni. E con questo chiudiamo. La nostra rassegna stampa, l'appuntamento con l'informazione torna in diretta alle 14, ma c'è un'intera mattinata ovviamente con la nostra in tedesco 8 mattina, si comincia alle 10, ospiti, curiosità anche oggi. E per tutte le notizie c'è il nostro portale 8pagine.it, la nostra app gratuita 8pagine news e i servizi e i nostri programmi sono sempre disponibili on demand sul nostro sito 8channel.tv. Grazie per l'attenzione, buona giornata.